presentato il primo centro regionale di prontoterapia che avrà sede nell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, un centro fondamentale nella lotta ai tumori, possibile oggi grazie al risanamento dei conti, ha detto in conferenza stampa il governatore Emiliano. E sempre nel corso della conferenza stampa è stato sottoscritto il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di 5 lavoratori precari. Grazie. Abbiamo voluto dare a questa giornata un valore anche simbolico. Abbiamo chiesto al Presidente Emiliano di essere presente perché siamo stati fra le prime aziende a stabilizzare il personale che ne avevano diritto applicando, insomma, la legge Madia. Per noi si trattava solo di 5 dipendenti che sono stati già, per i quali è stata già deliberata la stabilizzazione. Oggi diamo questo valore simbolico della firma del contratto dinanzi al Presidente. Beh, è una tappa molto importante perché, insomma, dopo 10 anni di lavoro a tempo determinato c'era stata una carenza di personale ed ero incinta, per cui ho lavorato sino all'ultimo, fino a quando ho potuto, con la mia piccola in pancia. Sicuramente felicità. Gioia e sicuramente stabilità, perché diciamo sono 10 anni. Questa è stata la giusta conclusione dopo tante peripezie, dopo tanti rinnovi, finalmente la stabilizzazione, direi che è un grande traguardo. Si chiude un cerchio fatto di sacrifici, di rinunce, di angosce, di preoccupazioni, e si apre una nuova strada sperando di percorrerla in maniera ancora più determinata.